cosa nuova che appare di questo gruppo è che ci sono tantissimi giovani di talento, di prospettiva, alcuni anche che vi daranno una mano in questa prima fase. Perché ha voluto impostare il lavoro con così tanta carne fresca, diciamo così? Pensavo di sfruttare un po' il periodo, il fatto che i giocatori impegnati con la loro nazionale non sono disponibili per la prima fase della preparazione. Innanzitutto prima per avere un gruppo di 13-14 giocatori con quale possiamo lavorare bene sui fondamentali, ma anche per vedere alcuni giovani di tutta l'Europa di prospettiva che possono far parte del nostro progetto futuro, quindi di valutarli bene, il loro vero potenziale e anche la loro capacità di crescere. Quindi il periodo è perfetto e sono contento che loro hanno accettato il nostro invito per lavorare 2 settimane assieme a noi. Una delle armi tattiche della sua Trento è stata quella del doppio libero, arriva un giocatore importante come Tosi, è così che dobbiamo leggere il suo arrivo? Innanzitutto a me piace di avere sempre una squadra non tanto dipendente di uno o due giocatori, quindi per il futuro cercheremo di avere su tutti i ruoli, non solo sul loro del libero, ma su tutti i ruoli di avere i giocatori validi come cambi. E a me piace da noi tutti sono i giocatori, nessuno non ha un posto riservato, quindi di sicuro a Rossini farebbe solo piacere a mettersi in competizione con un altro libero di livello. Lo stesso sarà per il ruolo del palleggiatore, l'opposto, cercheremo di rinforzare tutti i ruoli possibili perché la stagione da solito è lunga e se vogliamo avere i risultati di tutta la stagione è giusto che sia così. Nel primo contatto con i colori gialloblu, con i tifosi gialloblu, ci avevate messo anche un po' di ironia, no? Perché dopo tanti anni da rivali oggi è andata meglio, è stato più naturale. No, ma il primo contatto è stato ancora la presentazione mia nel comune, al quale loro sono stati molto simpatici. Gli anni precedenti sono una storia molto importante che fa parte del mio percorso da allenatore e devo dire che qua in questo palazzetto ho sempre avuto una sensazione particolare, ma perché si sentiva che i tifosi al di là del fatto che il pubblico di Modena è il pubblico più caldo in tutta l'Italia e forse anche in Europa, loro sono competenti e questo mi fa piacere perché sono convinto che fra un po' noi riusciamo di convincerli nel nostro lavoro e quello che stiamo facendo come squadra, come staff, come società, tutto. È solo un piacere di vederli oggi qua perché è giusto che loro sono informati e tutti gli elementi saranno liberi da qui in poi, quindi loro possono vedere tutto quello che lavoriamo, l'impegno nostro, la qualità del lavoro e tutto, e così faranno parte anche dei nostri eventuali successi. Quali sono i primi obiettivi adesso che il gruppo ovviamente è tutt'altro che completo e come ci si avvicina al meglio ai primi appuntamenti ufficiali come la Supercoppa? Iniziamo a lavorare soprattutto fisicamente, a crescere con tanti giocatori giovani che abbiamo a disposizione e a lavorare sui fondamentali. Questo è il primo periodo. Purtroppo non possiamo neanche pensare a avere dei meccanismi perché i giocatori più importanti della squadra mancano. Avremo veramente poco tempo, partendo con una squadra nuova completamente, questo sarà forse un punto di difficoltà all'inizio, i primi 2 o 3 mesi, però io conto sul mese di dicembre di avere una squadra molto fluida. Un modo anche per tenere sul vivo i giovani, ha già dimostrato Trento di non aver paura a farli esordire e spesso magari può arrivare anche una sorpresa in positivo da queste situazioni. Di sicuro cercheremo una sorpresa anche nel nostro vivaio, intendo quello locale di Modena e anche nella panorama europea, perché è sempre meglio di avere non solo come tipo di sorpresa, ma è anche molto stimolante lavorare con i giovani, a far crescere uno, a vederlo come si sviluppa e come dà frutti. Quindi per il futuro uno dei progetti della società è proprio quello di far crescere i giovani. Ha parlato prima del giorno della sua presentazione, quali sono le emozioni nuove che ha provato oggi entrando per la prima volta in palestra e tra qualche ora andando in via agli allenamenti ufficiali? Ma innanzitutto io sono 25 anni che sono fuori il mio paese e ho lavorato un po' in tutta l'Europa, ma da giocatore ancora per noi i giocatori dell'est era una roba, una idea, come dire, un sogno di arrivare a giocare in Italia o lavorare in Italia in due società.
all'epoca erano quella di Treviso e quella di Modena. Purtroppo quella di Treviso è sparita e io penso che l'ambiente non ha fatto sufficiente per ringraziare la famiglia Benetton per tutti gli anni di pallavolo e di investimenti. Per fortuna però questa di Modena è ancora viva e penso che in 50 anni di storia dicono tanto. È ovvio che per me è un onore di allenare una squadra e una società così, e però è anche una responsabilità, io l'ho accettato molto volentieri.